Riteniamo che è giunta l'ora di cambiare e che il nostro comune ha bisogno di persone che amano il proprio territorio e la propria comunità, non solo a parole ma con fatti concreti. Infatti lo slogan che utilizziamo, come vedete nei manifesti, realizzare il presente e progettare il futuro, dall'idea delle nostre intenzioni. La lista civica Monte al Centro, Val d'Ambrini Sindaco, si è presentata alla cittadinanza nei locali del Cassero. La lista si presenterà alle prossime elezioni amministrative in programma domenica 12 giugno, che porteranno all'elezione del nuovo sindaco di Monte San Savino. Ho 65 anni, sono un pensionato bancario, ho una vita lavorativa. Per 20 anni circa ho lavorato in Confartigianato come vice direttore generale, poi sono passato a una banca locale che è la Banca d'Angiaresti, anche lì ho coperto incarichi di direzione sia di filiale sia territoriale. Quindi la mia esperienza riguarda le piccole e medie imprese, le problematiche delle piccole e medie imprese, ma anche le problematiche delle famiglie e dei privati. Perché ha deciso di candidarsi sindaco? Ma perché sono stato stimolato da miei amici, che in particolar modo da Marcella Luzzi, che poi è scomparsa di recente, era un'animatrice di questa lista e mi ha convinto a entrarci. Visto che ero pensionato, posso dedicare il mio tempo a questa comunità che ne ha bisogno. Una lista civica, sostenibile? Sì, è una lista civica formata da moderati, comunque da persone che hanno come priorità gli interessi del nostro comune e gli interessi del nostro territorio. Persone che hanno messo da parte i partiti, sono entrati in una lista senza avere scopi ben precisi. Quindi è una lista, secondo me, libera, una lista che può programmare e progettare tante idee e tante soluzioni. I punti fondamentali sono due: i servizi alla persona, servizi ai cittadini, servizi alle aziende e l'infrastruttura e manutenzione, che sono due aspetti importanti. Non si può aspettare sempre il fine legislatura a asfaltare le strade, ma la manutenzione deve essere fatta in modo continuativo.